Bentornati alle fonti Closing Bell, siamo in compagnia di Paolo Balduzzi, editorialista Il Messaggero. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi, grazie. Io vorrei partire velocemente con un'analisi di tutto ciò che sta accadendo in governo. Innanzitutto, Draghi decisamente può tuttora ovviamente anche andare al colle. Secondo lei si sta prendendo un po' troppo tempo o è abbastanza comprensibile visto il caos a cui abbiamo assistito negli ultimi 10 giorni? Ma devo essere sincero, sì, penso che a questo punto si stia prendendo troppo tempo, nel senso che se dovesse salire questa sera, come tutti si aspettano, al Colle con la lista dei ministri, non ci troverei niente di strano. Le consultazioni sono state svolte, non solo i partiti, anche le parti sociali peraltro allargate con qualche novità rispetto al passato. Quindi tutte le persone che voleva coinvolgere, che voleva sentire, Draghi le ha incontrate. Il fatto di aspettare un altro giorno a salire al colle con la lista dei ministri, non lo so, dà un po' l'idea di qualche incertezza, se non addirittura di qualche difficoltà. Quindi io credo che è una notizia sicuramente positiva il fatto che Draghi salga al colle oggi. È comunque positivo che salga al colle domani, perché comunque si risolverà questa crisi, ma forse è segno questa attesa, se ci sarà l'attesa naturalmente, che le cose non sono così semplici come invece sembrano, perché in questo momento sembrano, come dire, tutti a favore della proposta di Mario Draghi. Ecco, invece questa mancanza di comunicazione, perché ovviamente Mario Draghi non ha i social media, ad oggi i social media sono quasi forse il mezzo più importante per poter distribuire sia i contenuti ma anche le informazioni. Come interpreta anche il fatto che non ha fatto ne nemmeno una conferenza stampa da quando ovviamente il Premier è incaricato? Ah, no, questo lo interpreto con una certa serietà, tanto le informazioni comunque passavano, tutti i partiti hanno fatto la loro conferenza stampa, tutte le delegazioni hanno fatto la loro conferenza stampa. Probabilmente qui sarebbe stato il contrario, avrebbe avuto bisogno di fare una conferenza stampa se i messaggi che arrivavano dalle altre comunicazioni non erano coerenti. Invece in questo caso dà proprio l'idea di grande tranquillità, sia istituzionale sia anche politica, grande sicurezza della propria attività. Quindi questo non mi preoccupa tanto. Evidentemente le informazioni che il Presidente del Consiglio incaricato voleva che fossero diffuse si sono comunque diffuse sotto altri canali. Fatto che non abbia social, anche questo non mi preoccupa affatto, anzi, forse io sono un po' all'antica da questo punto di vista. Mi rendo conto che a livello comunicativo è molto efficace la presenza sui social, ma il fatto di dover semplificare sempre troppo il messaggio che si manda, secondo me, rende questa comunicazione più opportuna in sede di propaganda politica che invece di comunicazione istituzionale. Quindi a me va benissimo così. No, guardi, sono completamente d'accordo con lei, poi semplicemente noi ci siamo abituati a vedere tutto il tempo diversi tweet, se vogliamo, dai politici americani, se vogliamo anche dei stessi politici italiani, quindi lo chiedevo soltanto sotto questo punto di vista, poi per carità No. sono completamente d'accordo per quanto concerne la sua posizione sui social media. Intanto veniamo ai sondaggi, perché uno studio dell'Istituto Piepoli, o Piepoli, credo che questa sia la pronuncia giusta, rivela che gli italiani hanno gradito molto la scelta del presidente Mattarella di affidare l'incarico all'ex numero uno del BCE,
che supera Conte anche nel giudizio sulla competenza. Quanto ai partiti, la Lega rimane al primo posto con il 23,5%, secondo il PD con il 20,5%. Veniamo un attimo ad Italia Viva, che ovviamente la bandiera del discorso di Italia Viva era il MES. Ora abbiamo lo spread a 90 punti base, che sicuramente per l'Italia è un traguardo, e il decennale italiano ai minimi storici. Come mai all'improvviso, perché il MES è stato uno dei problemi principali per Matteo Renzi, uno dei problemi per cui anche ha fatto cadere il Conte bis, quindi come mai questa, come dire, argomentazione è stata, se posso dire, messa nel dimenticatoio? Ma perché secondo me era strumentale, come tante altre argomentazioni utilizzate. Io devo essere sincero, sono stato a favore di alcune proposte di Matteo Renzi, specialmente in passato. Secondo me la riforma costituzionale che aveva proposto nel 2016 era una riforma costituzionale molto, molto buona. Invece, per quanto riguarda le ultime mosse, sono piuttosto contrariato dal suo operato. La crisi è stata aperta, secondo me, totalmente al buio. Draghi, la presenza di Draghi è un merito del Presidente della Repubblica, non è certo un merito di Matteo Renzi, e anche questa discussione sul MES ha dimostrato che quelli che venivano portati erano argomenti strumentali. Io mi ci metto tra quelli che erano stupiti del fatto che non si parlasse di MES. Io ero d'accordo sull'utilizzo del MES per finanziare la spesa sanitaria, ce n'era assolutamente bisogno, sarebbe stato più conveniente che utilizzare come dire, i canali di finanziamento tradizionali. Detto questo, il fatto che non se ne parli, che non se ne parli più dimostra, come dire, la strumentalità dell'argomento, e un po' me ne dispiace, ecco. No, sì, assolutamente, perché appunto è stato uno degli argomenti principali per quanto concerne Italia Viva. Dispiace vedere anche il fatto che tantissimi partiti si sono dimenticati delle problematiche che hanno esposto durante appunto il governo Conte bis. Invece adesso stanno cercando ovviamente tutti a trovare i propri equilibri, che è sicuramente una cosa molto positiva anche vista la situazione in cui si trova l'Italia, ma non solo Europa. Se però dovessero tornare tutte queste esigenze, esigenze dei diversi partiti, il Movimento 5 Stelle dice no al MES, ha sempre detto no del MES, invece poi abbiamo la destra che voleva la flat tax, adesso sembra che anche loro hanno messo la flat tax un po' nel dimenticatoio, e abbiamo anche le parti sociali, il Confindustria vuole i licenziamenti, i sindacati non vogliono i licenziamenti, quindi diciamo che chiunque sia il premier ha un task davvero davvero difficile, ovvero soddisfare tutte le esigenze, anche perché abbiamo visto che il governo sarà composto di una maggioranza davvero larga. Come si fa a trovare un equilibrio? Secondo lei Draghi riuscirà a farlo? È stato davvero agile come presidente della BCE, perché anche lì abbiamo visto un board della BCE piuttosto spaccato, soprattutto negli ultimi mesi del suo operato, è sempre però riuscito a trovare un modo. È però diverso la politica, è un compito completamente diverso. Quali sono le sue previsioni? Riuscirà a soddisfare tutte queste esigenze che sono davvero diverse? Io mi do un doppio orizzonte temporale. Nel breve periodo, cioè nei prossimi mesi, io credo che la luna di miele dei partiti, delle parti sociali, del paese con il Presidente del Consiglio durerà senza troppi problemi. Ci sono dei soldi da allocare, da spendere, sono 210 miliardi solo il recovery fund, e poi ci sono anche gli altri, SIRE, eccetera, eccetera, da utilizzare. Finché ci sono soldi da spendere, e quindi, come dire, diritti da garantire, esigenze da soddisfare, le cose non potranno che andare piuttosto bene. Nel medio periodo, invece, cominceranno le difficoltà, ed è per questo che io sono d'accordo con la sua chiave di lettura. L'ho scritto anche nell'editoriale sul Messaggero qualche tempo fa.
Secondo me la scelta di Draghi non è stata tanto una scelta del Draghi tecnico, no? L'ex governatore della Banca d'Italia, l'ex presidente della BCE, quanto del Draghi politico che proprio da presidente della BCE è riuscito a imporre a paesi molto diversi tra di loro, anche come tradizioni di politica monetaria, per non parlare della politica fiscale, una visione almeno di politica monetaria, perché quella era la sua competenza, che era comune. Nel 2000 e 12-2013 è stata la BCE, non tanto la Commissione, a garantire la compattezza europea, ed è stata l'abilità politica di Draghi con le cancellerie rappresentate nel board della BCE dai loro rappresentanti a garantire l'unità di intenti dell'Unione europea, cosa che invece adesso non sta molto accadendo. Adesso c'è un grande protagonismo della Commissione europea e una banca centrale invece un po' dietro le quinte. Quindi bisogna vedere quanto questa competenza politica o diplomatica, come la vogliamo chiamare, di Draghi riuscirà a essere utilizzata, diciamo, da giugno, luglio in poi, quando avremo gestito, ce lo auguriamo, l'emergenza. Duplice emergenza, presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definizione e implementazione del piano vaccinale, quando i nodi verranno al pettine, invece per tutte le altre riforme necessarie che bisognerà fare, allora vedremo se siamo davanti, come dire, a un leader bruciato, perché sarà abbandonato dai partiti, o invece una personalità che riuscirà a condurre l'Italia sul sentiero delle riforme che servono, e dopodiché, insomma, si presenterà anche all'appuntamento della nomina del Presidente della Repubblica con un curriculum, di tutto rispetto, ecco. No, lei ha perfettamente ragione per quanto concerne il board della BCE, però solo che i banchieri non erano nel periodo preelettorale, invece tra più o meno un anno e mezzo ci ritroveremo di nuovo in questo momento di preelezioni e quindi incominceranno di nuovo soprattutto la parte definita per il momento un po' più populista come Lega e Movimento 5 Stelle a, come dire, richiamare e rialzare le proprie bandiere, quindi diciamo che ha un compito decisamente un po' più difficile, ecco, cercare di trovare equilibrio con delle persone che sono in un momento preelettorale perché i voti effettivamente sono davvero importanti. Intanto le chiedo, lei ha menzionato il Recovery Plan, forse il progetto più importante non solo per l'Italia ma per l'Unione Europea, lo ha detto anche la stessa Ursula von der Leyen. Quali sono secondo lei le modifiche da cui partirà appunto Mario Draghi? Perché c'è stata anche questa esigenza delle parti sociali che il documento già preparato del governo precedente debba essere riscritto. Quindi secondo lei quali sono i punti principali e dove devono essere effettuati i cambiamenti più importanti? Allora, i punti principali, su questo non credo di dire delle novità incredibili, sicuramente sostenere il settore della sanità, sicuramente sostenere il lavoro, che vuol dire protezione del lavoro e protezione dei redditi. Noi abbiamo in Italia in vigore un divieto di licenziamento che non perché lo chiedono gli imprenditori, ma non si può portare avanti per sempre. Bisogna essere pronti come dire, al rischio di maremoto occupazionale che potrebbe scatenarsi se le prospettive non fossero rose allo scadere di questo divieto. E già adesso anche imprese che vanno piuttosto bene. Spesso comunque continuano a decidere di riallocare i propri impianti produttivi, di andare all'estero, di spostarsi sul territorio. Quindi sicuramente un occhio di riguardo ai problemi che riguardano il lavoro e il reddito sono importanti, come anche la formazione dei lavoratori. Quindi certamente ci dovranno essere importanti risorse dedicate anche alla formazione in generale.
a livello di istruzione di ogni ordine e grado per migliorare le competenze di base e per migliorare le competenze invece più elevate. È passato, secondo me, un po' come battuta, come contentino, questo Ministero della Transizione Ecologica, se mi ricordo bene Sì. i termini. Io invece penso che bisognerebbe fare a gara per accaparrarselo questo ministero, in una visione, come dire, molto strategica di recovery fund, perché l'Unione Europea, già prima dell'emergenza Covid, aveva dichiarato entro il 2030 di voler avviare questa transizione, chiamiamola ecologica, chiamiamola sostenibile, ma mi sembra evidente che anche nelle condizioni, diciamo, su cui si basa il recovery fund, questa idea della transizione sia molto forte. Quindi, una volta tanto, visto che i soldi ci sono, le risorse ci sono, rischia di essere più cruciale, più fondamentale il controllo di questo ministero che paradossalmente il controllo del ministero dell'economia, cioè tutti i progetti, soprattutto quelli che riguardano la politica industriale, ma anche la capacità di organizzazione della vita di tutti i giorni, devono passare attraverso questa visione di transizione ecologico, transizione sostenibile. Lo si può derubricare come il tipico contentino che si dà a qualcuno, e se ci si mette la persona sbagliata può rimanere un contentino. Io invece penso che in quel ministero bisogna mettere la persona politicamente più rilevante del prossimo governo, perché deve essere così che tutti i progetti principali passino al vaglio di quel ministero. Quindi, come dire, lancio un po' anche una sfida, se vogliamo, sia al governo Draghi, sia alle forze politiche che lo sostengono, per valorizzare al massimo questo, che non è in questo periodo non è un ministero, come dire, di secondo piano, ma che diventerà il ministero principale. E così rispondo un po', diciamo, in termini generali alla domanda. Bisognerà puntare molto su investimenti che permettono appunto questo tipo di transizione, non dimenticando di migliorare la produttività del lavoro, ma questo lo fai con la formazione, e pensando anche a forme energetiche che sono più sostenibili. Poi, una volta, come dire, chiuso il problema di come si spendono i soldi, ci saranno, come dire, tutte le altre riforme di contorno, i cosiddetti nodi che vengono al pettine, che bisognerà affrontare. Ma su ognuno di questi nodi si potrebbe fare una trasmissione, no? La riforma della burocrazia, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia civile, la riforma delle pensioni, la riforma dell'IRPEF, cui sembra che finalmente ci sia un po' di serietà da parte del Parlamento. Si stanno facendo le consultazioni, le audizioni nelle commissioni ad hoc di Camera e Senato. Ci sono diverse risorse, 8 miliardi nel prossimo triennio per questa riforma dell'IRPEF, che sarà una riforma che ovviamente darà dei vantaggi a qualcuno e darà dei svantaggi a qualcun altro. Quindi, all'interno del recovery, ma anche all'esterno del recovery, le cose da fare sono numerose. Grazie mille a Paolo Balduzzi, editorialista Il Messaggero, grazie per essere stato con noi e buon weekend. Grazie mille anche a voi.